parlare del nostro problema, che è quello dei furti negli appartamenti nel nostro comune e nei comuni limitrofi, quale può essere la soluzione? Onestamente io la risposta non la so dare, però il suggerimento che è stato dato, che è quello di interessare le forze dell'ordine, innanzitutto perché sono obbligate a fare questo genere di attività, ma anche le associazioni volontariate. Però attenzione, agire in una situazione di pericolo da parte di persone non allenate ad intraprendere. Talvolta quando ci si trova anche la cosiddetta pattuglia di sorveglianza costituita da soggetti non militari o non appartenenti alle forze dell'ordine, ma ad esempio associazioni, può essere anche la protezione civile, che sicuramente hanno per personale qualificato a fare determinati interventi, però nella situazione di ordine pubblico non è mai semplice. E è vero che si deve innanzitutto prioritariamente fare una segnalazione, però magari se un soggetto qualsiasi investito di questo tipo di attività non viene istruito a dovere a morte, magari trovandosi in vicinanze, nei pressi del luogo dove viene perpetrato un delitto di questo genere, un furto in un appartamento oppure per strada, un ridosso di una macchina, non so, di un negozio eccetera, intento danneggiarlo, che avendo questo compito di sorveglianza, magari se non è stato precedentemente istituito a dovere, potrebbe magari fare d'impulso impulsivamente un'azione che non è per la sorte, no? E quindi bisogna attenzionare, questo è un mio avviso, è una questione che va comunque, un aspetto che va studiato, che va comunque va individuato, va in precedenza a monte, prima di istituire una cosiddetta, non possiamo dire, una task force, no? Tesa a questo intervento, dovrebbe, no, prima, anche da parte di soggetti che sono deputati a questo compito, fare una sorta di indottrinamento, sì, diciamo, sì. E in modo tale da poter rendere il meno pericoloso possibile per le persone che sorvegliano in quel preciso momento e poi anche per tutta la comunità. Ripeto, anche se mi rendo conto che questo genere di attività non è che sia effettiva, non è risolutiva, perché magari ci sono le 4 persone. Abbiamo sentito che la maresciallo, il comandante della funzione di Marcellina, vengono nelle ore più disparate della giornata, non solo la notte. Quindi questi cittadini che chiamati a svolgere questo compito di sorveglianza, no? Magari lo fanno di notte e non avviene niente, e magari avviene il giorno quando questi non stanno sul territorio. Purtroppo questo lo possiamo vedere, ecco perché dico che la soluzione, questo comunque è un'attività da porre sicuramente in atto, però ecco, sto facendo delle considerazioni così molto avversate, insomma, per dare modo a chi ascolta, ai cittadini che sono intervenuti, e credo che è un tema sentito questo, perché la presenza, no, dà la sensazione, dà proprio questa sensazione. Quindi volevo dire semplicemente questo, aggiungere un piccolo contributo a quello che era stato detto, in precedenza. Insomma, ripeto, la soluzione a questo genere di problemi non è semplice, anche perché se no si sarebbe già risolto a livello forse più alto di noi, anche perché delitti di questo genere e anche più gravi vengono più commessi in ogni minuto, no, della nostra giornata. Quindi ripeto, speriamo che si possa effettivamente porre in essere un'attività di questo genere, le risorse ovviamente non ci sono, però ecco, con una attività di volontariato si può magari sopperire appunto a quelle che sono quelle che è la mancanza delle risorse economiche per fare magari intraprendere altri generi di attività, quello delle regali che comunque può, ma
occorre avere a disposizione i fondi necessari e sufficienti per poterlo fare. Se non ci sono, certo, davanti a un problema così importante, vanno comunque trovate le risorse per poter ringrazio la sessione. Buonasera a tutti. Tornando al discorso della sorveglianza, molto interessante. Io farei un'altra scelta, al di là che ci occupiamo dell'associazione volontaria, di creare una sala operativa con le canali radio, con le varie associazioni, le varie strutture comunali, se non riusciamo d'accordo. Ci stanno i cellulari. A me fa piacere, insomma, che ci siamo visti, perché l'ho già detto prima, l'argomento è sentito, però non è che bisogna creare adesso uno stato d'allerta, no? E se si crea uno stato d'allerta, poi alla fine sembra che siamo in guerra. Io penso che, ringrazio l'ultimo intervento, però non è che adesso siamo qui perché abbiamo catturato i prigionieri, perché una volta che l'hanno fatto il furto, poi che io me li metto a inserire per tutto il Lazio, cioè poi lo dico, l'hanno fatto, capito? Lo scopo penso sia quello di prevenire, no? Perché già il deterrente, la presenza fisica di persone che magari controllano il territorio, se c'è qualche ladruncolo, perché poi quelli che stanno interessando noi sono i ladruncoli, i rapinatori, gli assassini, non è compito nostro, insomma, penso che nel vedere che effettivamente sul territorio del comune di Marcellina poi si sparge la voce e c'è qualcuno che controlla, già è un deterrente, penso che possa essere importante. Io penso che su quella linea ci dobbiamo indirizzare un attimino. Poi tutto il resto ben venga, insomma, no? Però, ripeto, adesso già il fatto che siamo parecchi, ognuno sensibilizza la propria famiglia parla con gli amici degli amici, si sparge la voce di prestare più attenzione al fenomeno, di stare più allerta. Non è che qualcuno adesso sta dentro casa, se ne mette in finestra dietro le tapparelle a guardare chi circola, però magari se si vede un volto sconosciuto di prestare maggiore attenzione, quello già farebbe molto e farà sicuramente molto. Noi questo possiamo fare, perché purtroppo davanti a situazioni del genere, come diceva Aldo Valeriani poco fa, abbiamo un po' le mani legate, insomma. Però io penso sin dopo che si debba, no, vabbè, tanto quando morte, non è che bisogna di nuovo. Però pure sensibile, cioè ci dovrebbe essere pure molta cultura. Io prenderei come fratello maggiore il maresciallo, perché c'è bisogno che i cittadini, e con la collaborazione delle associazioni, tipo c'è il presidente qui, pure non so se l'hanno presentato Vittorio, che poi oltre che il presidente è pure, diciamo, vabbè, no, nel senso che sei esperto del poi collaborando, diciamo ci deve essere una parte tra il maresciallo, la protezione civile e l'associazione dei carabinieri. Perché se noi non è che possiamo fare come detto adesso per i superuomini, ci deve essere sempre il maresciallo che ci dovrebbe indirizzare a fare determinate cose. Penso che la collaborazione del maresciallo c'è, perché ci dovrebbe seguire il presidente, però se ci dovrebbe
essere di un coordinamento che deve essere fatto con responsabile del coordinamento, che penso che potrebbe essere un maresciallo che ci interessa anche lo poi c'è la lei che ha subito giustamente è un punto e ci spiega qual è stata la situazione in casa. Buonasera a tutti. Purtroppo quello che dice il sindaco è che non possiamo stare dietro le persiane di casa a spiegare chiunque passa dentro casa. Purtroppo invece accade, a me è accaduto dal 19 dicembre ad oggi e non mi passa perché al di là di quello che ti portano via a livello di oggetti materiali è la violenza che uno subisce del fatto che ti entrano dentro casa, un luogo così intimo, un luogo che quando uno sta in giro e dice non vedo l'ora di tornare a casa perché mi sento male, quindi la casa è il nostro nucleo, è la nostra casa, appunto, quindi perché degli estranei entrino senza il tuo permesso e ti mettano le mani dentro le tue cose, è una cosa inaccettabile. E io a questo punto proporrei anche un'ulteriore cosa, ma non perché siamo in uno stato di guerra, perché devono capire che se tu vuoi delle cose, vai a lavorare e te le guadagni come facciamo ognuno di noi, non che entri dentro casa mia e ti vieni a portare via delle cose che io mi sono sudate. Non è possibile questa cosa. Abbiamo tanti ragazzi che fanno umidare dentro le caselle. Potrebbe essere possibile contattarli, creare delle squadre anche con l'esercito che passeggiano per il paese. Perché? Sono sempre su base volontaria, sempre che ti danno delle squadre che passeggiano per il paese, che affiancano la protezione civile, l'associazione dei carabinieri, le forze armate, sono tutti aiuti che dobbiamo dare alle forze dell'ordine, perché avere una pattuglia che gira continuamente dentro il paese, se stanno davanti al Parlamento, e nel frattempo stanno rubando a via Europa, non ce la possono fare, quindi mi piace questo incontro perché spero che poi non sia soltanto un incontro di parole, di cose dette e poi non se ne fa nulla, cioè dobbiamo fare veramente qualche cosa, veramente, e se intervengono le forze politiche, qualunque forza può intervenire, intervenga, perché non è possibile che io dentro casa di un altro non riesco ancora a starci. Io dentro casa mia ci devo stare e devo essere serena. Io devo aver paura di uscire fuori da casa mia, non di stare dentro casa mia. Non devo aver paura di quello. Non devo aver paura di tornare a casa e trovare la casa sotto sopra. Non esiste questa cosa, non esiste. Grazie a tutti. Buonasera a tutti, buonasera sindaco, buonasera, buonasera presenti. Allora, chi mi conosce lo sa, lavoro per facile con un collega qui del maresciallo, comandante della stazione. Per esperienza personale, ormai nei miei 24 anni di servizio sul territorio, secondo me ognuno di noi dovrebbe, diciamo, attuare quei piccoli accorgimenti che potrebbero essere essenziali affinché queste persone, quantomeno, di rendere la vita difficile nel momento in cui loro decidono domani, sperando sempre che non accada, di entrare dentro le nostre case. Per esperienza personale, soprattutto a Guidonia, ho avuto modo di, in un paio di circostanze, di fare dei sopralluoghi di furto e i signori, diciamo, che si erano rivolti a noi per il sopralluogo si erano, diciamo, organizzati in modo da rendere la vita difficile a queste persone. È semplice, diciamo, per la maggior parte di noi, per altri un po' meno, dovuto al fatto che queste persone, quando decidono di entrare dentro le nostre abitazioni, i tempi di ingresso e di uscita devono essere più rapidi possibili, perché sennò rischiano che il padrone di casa rientri magari nel momento inopportuno e perciò li sorprende sul fatto compiuto. Ora, la maggior parte di noi, quando esce, anche considerando l'orario che hanno detto che si svolgono, diciamo, queste attività criminali tra le 15 e le 18, significa che
la maggior parte di noi magari esce per andare a fare la spesa e normalmente non chiude la porta di casa con la mandata, non chiude le persiane e cose varie. Chiudere le persiane e semplicemente chiudere la porta che fa riferimento a quell'ambiente significa che se il ladro, che non entrerà quasi mai dalla porta principale perché troverà sicuramente un ostacolo sulla porta con le mandate perché dovrebbe solo buttarla giù, sceglierebbe di entrare da una finestra. Entrando da una finestra si trova all'interno di un ambiente che gli potrà permettere l'accesso all'appartamento o a luogo che potrebbe tranquillamente girare e girare comodamente perché sarebbe indisturbato. Chiudere la porta con una mandata semplicissima significa creare un ostacolo ulteriore all'accesso comodo a tutto l'appartamento. Ciò significa che l'altro, nella maggior parte dei casi, desiste, perché dovrebbe comunque sì aprire la porta e perdere ulteriore tempo. Perciò sono dei piccoli accorgimenti che se ognuno di noi riuscisse ad adottare semplicemente, senza creare niente di che, potrebbe anche, diciamo, essere risolutivo. Il problema maggiore, diciamo, poi si ha nel periodo estivo, perciò cercare di organizzarsi nel miglior modo possibile, una difesa passiva nei confronti di eventuali atteggiamenti che potrebbero essere lesivi, soprattutto vista l'esperienza della nostra concittadina, creare più ostacoli possibili. Questa gente quando entra se ne vuole uscire nel più breve tempo possibile, creare degli ostacoli che gli possano in qualche modo, diciamo, bastare la rovinare tramite quello che loro, per cui erano entrati, sarebbe la migliore cosa, senza creare troppi, diciamo, allarmismi. Stavo davanti alla chiesa, sono passate due persone, eravamo io, Meucci Vincenzo e altre persone, sono passate, io l'ho guardato dentro di me, ho fatto che faccio, se fossi un carabiniere andrei a chiedere documenti, anche se ero ancora in servizio non avrei voluto farlo tranquillamente, non essendo una forza dell'ordine. La sera dopo avuto il furto ho riparlato con Vincenzo e amici, diciamo, sai che quelle persone le ho notate anch'io. Allora, vediamo un po', vediamoci, io sono uno di quelli pronti a partecipare, troviamo più persone possibile che secondo l'orario, già mi dice di sì, donne anche col cellulare, circolare per i vari paesi, per i vari paesi, e dire, io sto anche in Europa, però viene come uno del video. Allora io domando, lo conosci quello? È una faccia sospetta? No, non lo conosco. Teniamolo tutto con noi, allora intervengono loro, ma non sarà mai, sono sicuro che il carabiniere, l'arma dei carabinieri per appunto di me dire tu hai invitato. Ho capito? Dobbiamo rigirare la questione. Anni fa rubavano di notte, sono stati presi, hanno rischiato la denuncia, ma nessuno l'ha denunciato. Noi carabinieri dobbiamo dire non arrivare su. No, ma esatto.
io sono la proprietà. Ho capito, non te fa trovare, no? Al fine mi dice io fra mezz'ora, dico, quando ne sono andato io no. Siamo disposti, siamo disposti a fare delle ronde o no? Troviamo queste persone in una situazione e la e lui le telecamere, la macchina è andata, ormai è passata, è andato. Ti racconto, io stavo a Vitoria, davano fastidio a delle quali volontari dell'aeroporto, senza soldi, senza mezzi, volavano intorno all'aeroporto a cercare quelli che tiravano in stanza. Mi domando con il coraggio che mi credo, se non sono stato assaggio di fare. Adesso, chi sono queste persone? Troviamo quelle tre persone che chiamano l'auto. Detta così può sembrare semplice, ma non è semplice, perché per quanto riguarda l'arma dei carabinieri hanno delle loro disposizioni, no? Per quanto riguarda la figlia notturna, comunque c'è un periodo che è di servizio, no? Credo a degli orari ben precisi. È per la polizia locale che sono quelle problemi, però per la nostra polizia locale che è composta da poche unità, perché sono 7-8 insomma in totale. Sì, poi sono partite, quindi mattura a partire e poi alle 8 di sera ci sono turno di servizio.
purtroppo il viceformato della votazione diventerebbe poi, come giustamente diceva, il problema della spesa, perché parte il fatto che la polizia locale sia solo ufficiale di polizia giudiziaria per determinati compiti, però il loro compito principio non è proprio quello della sorveglianza del territorio, e quindi andare ad instaurare un rapporto ulteriore per valutare le cose della pattuglia notturna sarebbe veramente complicato, perché non siamo riusciti ancora, perché con tutti i compiti che hanno stavamo valutando la possibilità anche di aumentare le ore ai vigili che sono part time, no? Ma per problemi di bilancio non siamo riusciti ancora a trovare i fondi necessari per poter aumentare queste ore di servizio. Quindi, però è una proposta che insomma nell'ambito della discussione, del coordinamento insomma che si andrà a fare, perché è il coordinamento che si deve fare, è chiaro che ne farà parte anche la polizia locale. Abbiamo anche una forza in più per il tema della polizia ambientale, che non ci abbiamo più. Delle 4-5 unità che settimanalmente vengono sul territorio, perché ce l'abbiamo ancora. Sono state questo servizio che è stato attivato principalmente quando è entrato in funzione del servizio di raccolta di ambientale porta a porta, no? Per il controllo ambientale del territorio, della viabilità. Però sento che anche loro nell'espletamento del loro servizio, specialmente nelle ore diurne, in quell'arco di orario pomeridiano si parla alle 15, alle 18, alle 19, dove sembra che i punti si siano verificati maggiormente, possono essere rositi, quindi un coordinamento anche con loro potrebbe essere. Ma perché ce l'abbiamo ancora. Io quello che posso dire, ma per pensare un attimo al discorso finale, perché non lo so, adesso Torino ha avuto l'iniziativa di promuovere questo incontro per renderlo fattivo e operativo. Bisognerebbe adesso che una componente direttiva, diciamo così, 2, 3, 4 persone si assumano l'attività e il compito di fare da referenti con le associazioni, con noi amministratori, con le forze dell'ordine, e portare a termine una proposta poi definitiva, no? Da valutare, anche ben detto, insomma, non è che bisogna stare a discutere mesi, insomma, per attuare questo. Quindi in questo senso spero siamo numerosi, perché voglio dire, rispetto in percentuale ci siamo, perché se si fa riferimento alle famiglie, agli amici, la voce può essere veramente diffusa. Quindi io ringrazio a tutti per la partecipazione, anzi io penso che specialmente quelli che oggi sono presenti qui, da oggi in poi avranno l'occhio vigile maggiormente, no? E quindi si spera che questo fenomeno, certo, cessare totalmente, io me lo auguro, ma quantomeno possa attenuarsi. Grazie. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Possiamo rispondere. Buonasera. Sempre, qui si è parlato un po' di tutto, quasi di nulla, nel senso che trovandosi a cospetto del ladro, io vedo il ladro che vado e basta. Allora, chiamo il carabiniere, comando stazione, chiamo questo, chiamo quell'altro. Ma materialmente io cosa posso fare? Se io vedo sto ladro che scappa via, lo posso acchiappare o non lo posso acchiappare? Se io sto ladro me lo trovo a casa. L'ho detto poco fa, forse non è arrivato ancora. Il nostro codice di procedura penale prevede che il flagranza di reato, qualsiasi cittadino ha il potere di arresto addirittura. È come un carabiniere, è un ufficiale come il servizio. Ha il potere di bloccare una persona e di tenerla ferma fino a che non c'è il problema che viene denunciato, perché assolutamente non c'è, durante la notte non c'è più punto nella vita, la cosa è diversa. Noi qui parliamo decisamente di punto, adesso la cosa della vita che è un punto della presenza della persona offesa, la mia in presenza è una diversa cosa che è più grave. Io sono sempre con il ladro,
tutto la spesa che sta trovando per effettuare la serina in casa di Cecilia. Allora, io nel frattempo chiamo l'arma, chiamo i carabinieri, chiamo quelli che posso chiamare, per aiuto. Questi mi vedono, scappano via. Quanto è cane, ora diciamo io appresso. Posso prenderli, posso tenerli senza essere denunciato del sequestro di persona, oppure no? E li trovo a casa, cosa faccio io? Per concludere, credo che siano terminati gli interventi, non so se c'è qualcun altro. Comunque, ecco, per concludere un po', sintetizzare e concretizzare questo incontro, perché altrimenti rischia di essere una semplice chiacchierata. L'idea iniziale era quella di costituire un comitato, un atto costitutivo, però nulla ci viene, mi sembra di capire anche dalle parole del sindaco, di formare un comitato spontaneo che si consulti con l'amministrazione affinché intanto si riescano a raggiungere quegli obiettivi che avevamo detto. Cioè, parlare e contattare le associazioni di volontariato e vedere se sono disposte a fare questo tipo di servizio per la segnalazione tempestiva di persone sospette, di situazioni sospette. Adoperarsi per fare in modo che l'amministrazione stipuli una convenzione per l'installazione di sistemi di allarme impattando i costi, così magari anche quello potrebbe essere fruibile ai cittadini, con quel discorso della modulistica. Poi anche dall'ultimo intervento a me è venuta anche un'altra idea, si capisce che anch'io, perché anche a me è venuto lo stesso dubbio di Gilberto, che è stato l'ultimo a intervenire, si capisce che la maggior parte di noi non saprebbe come comportarsi in situazioni di pericolo. Quindi un'altra cosa interessante sarebbe anche quella di promuovere strumenti informativi che formino le persone in caso si trovino di fronte a situazioni di pericolo. Poi anche attraverso un piccolo vademecum, qualcosa del genere. Ovviamente poi anche se poi ci sarà un incontro successivo con i rappresentanti delle associazioni di volontariato per questa cosa, ovviamente poi previa formazione, come diceva il professor Antinato, perché quello cioè, è importante. E poi l'impegno dell'amministrazione secondo me dovrebbe essere quello di realizzare al più presto possibile questo sistema di sorveglianza. Per quanto riguarda le forze dell'ordine, credo che non è che siamo noi che dobbiamo, loro lo fanno l'ufficio, non è, però con l'amministrazione, ecco, ripeto. O la politica di guardia, sì. E quindi ecco, io diciamo per concretizzare questo primo incontro, perché non è facile un incontro, vorrei domandare chi è disponibile a far parte di questo comitato spontaneo, che si associa. Ah. Io ci ho messo, cioè no, io ho messo questo avviso, no. No, infatti pensavo che si andava su questo, invece sono fatto un ulteriore l'allarme scatto. Cioè solo perché me conosci me ne menaggio. Tu vedi uno che ci sta a fare cosa strana, distinto a quello che fai io. Chi altro vuole consigliarlo?
ragione, una volta da chiedere. Ciao, la vedo una cosa un po' pericolosa. No, guarda, io non ho fatto il video, ho detto però voglio andare a vedere. Ma vale, non c'è male, tu a me non però non è una persona che non fa a vedere le cose, che hanno costituito dei gruppi iscritti presso la prefettura che rispondevano per determinati requisiti, eppure potevi chiamare casi da non so se però qui è la maggioranza, una cosa perché parliamoci chiaro, fatta un cittadino puntato da associazioni per definire ma che non lo so, il problema è in mano una cosa delle persone che cercano la coscienza, ma non vanno adesso, non penso che sia, siccome c'è specialmente poi 18enne per turno va gestita, però quello secondo me è il problema, non è il culto, non è quello, ma è l'idea che prima c'era solo la Roma nei campi, ma poi c'è quella marcellina che non c'è più presenza sul territorio, cioè per esempio le guardie ambientali le paghiamo 12.000 euro, ma perché non gli fai far polcia a loro due tre ore? Abbiamo finito, abbiamo messo la convenzione, non lo sapete? No, c'è da come diceva bene, ci stanno meno, non va a fare problemi nel bilancio. Ma io ho detto, ci rispondi. Nasce la cosa buona se tutti quanti si riconosce che c'è una presenza, c'è una mancanza di presenza sul territorio concreto, ma la cittadina non gli deve la cosa più grande, è giusto, al di là di prendere tanto sul fatto ne puoi beccare 2 su 10, 3 su 10, quanti ne puoi beccare? L'idea però è che tu sai che c'è qualcuno che ci dirà che va, e quindi però c'è tutto, io facevo la proposta a lui nella Torino per questo. Come vedi superando la vostra di parte per voi abbastanza in certe situazioni, in certe materiali, perché non possono essere lasciati.
lasciate le cose, se c'è una cosa così, le impronte non c'è andata. Poi le immagini stesse, che è successo un gruppo che si è arrivato in un bar, che hanno frenato i macchinetti, si sono presi le birre, hanno trovato, non si è occupato in campagna, ma nella fine di birra hanno preso le birre. Queste qua risultano le impronte, però qualora magari vengono a prendere le impronte, io se ne sei mai, portate a visse, fatte le impronte, non è detto che quelle impronte sono censite oppure no. Ma no, parlavo anche di seguire gli spostamenti magari subito dopo il furto, per quanto riguarda la ricettazione della roba che è stata rubata, no? Perché se viene fatto subito una stima della roba che è stata rubata, puntata a visse, riportata. Invece io quando ho subito il furto, sinceramente, non so neanche i carabinieri che venivano da lì, non sono neanche entrati dentro casa, cioè venga domani, passi domani in caserma. No, dite sì, una decina, io ero a fianco della mia suocera, ho trovato la finestra semiaperta, però non c'è stato niente subito dopo, magari se una cosa avviene subito dopo. De Marcellina allora. Però se c'è io sono detto, ma non è quelli della un braccio e ti ricordo che non lo vuoi, non ti lascia, non ti lascia, non ti lascia.
Angelo,